Allora, adesso facciamo il cartamodello dietro, lo piazziamo sulla nostra stoffa. Allora, il cartamodello dietro dal davanti differenzia solo dalla lunghezza della pence. Davanti di solito è 6 e dietro è 12, quindi io ho fatto il cartamodello dietro di 12 cm di pence, perché dietro non andremo a fare lo sfondo piega, ma sarà normale. E facciamo due pezzi separati perché la cerniera verrà messa sul centro dietro. Quindi facciamo due pezzi separati, prendiamo la nostra stoffa, appoggiamo sopra il nostro cartamodello e lo attacchiamo e facciamo i nostri margini di cucitura. 2 centimetri io lascio sul centro del dietro, 1 centimetro in vita, 2 centimetri sul fianco e 3 centimetri sull'orlo, come per il davanti. E andiamo a fissare il nostro cartamodello con degli spilli. E adesso segno i miei margini di cucitura. Prendo il mio gesso, il metro. Allora, sopra ho già attaccato bene il mio cartamodello a 1 centimetro dal margine. Qua sul fianco lascio 2 centimetri. E faccio tutto il mio fianco. Prendo la riga, unisco tutti questi punti. Da questa parte nel centro dietro ho già lasciato 2 centimetri, ok, e adesso faccio l'orlo, 3 centimetri. E unisco sempre i miei punti. Ecco qua. Segno le mie pence sempre. Poi andremo anche indietro a segnarle. Qui faccio il segno che è il punto dove è, e adesso ritaglio la mia stoffa.
Adesso che ho ritagliato la mia stoffa posso staccare il cartamodello. Faccio prima fatto le mie tacchette, anche se le ho segnate con il gessetto, e adesso vado a togliere definitivamente il cartamodello. Ripasso un po' la pence. La faccio anche dall'altra parte, quindi con il solito metodo faccio così, metto i miei spilli lungo la linea della pence anche lo spillo qua nel vertice dove voglio che finisca la mia pence, giro, tiro su lo spillo e ridisegno la mia pence. Ecco, tolgo gli spilli e ripasso la mia pence. Ecco qua, fatto. Ora vado a chiudere le pence con gli spilli. Preparo appunto le pence. Chiudo la prima, metto gli spilli. Allora, la pence deve finire qui. Ok. Ok. Praticamente le due linee della pence devono andare una sopra l'altra. Metto l'ago sulla linea, mi deve prendere anche l'altra linea. Ok. Una, vedete? Una, adesso facciamo anche l'altra, poi controlliamo se sono lunghe anche uguali. Qua deve finire. Thank you.
Ok, controlliamo. Uguali? Sì, perfetto. E queste sono pronte. Questo è il dietro. Il centro, dove verrà messa, applicata la nostra lampo, ok? E qui verrà chiusa. Adesso prepariamo anche queste. Allora, che abbiamo segnato, prendo un lato della pence e l'altro li unisco. Metto uno spillo, ok, e anche qua devo vedere la punta uno, metto lo spillo sul vertice della pence e poi vado a prendere anche l'altro. Ecco qua, eccoci. E metto lo spillo. Ok. Va bene? Quindi adesso metto anche lungo la linea, così vedo se li prendo bene. E un altro. Ecco qua, vedete? Vedete? Sono tutti nella stessa linea. Qui verrà fatta la nostra pence, verrà cucita fino a questo punto, cioè che era poi il punto del fianco. Vedete, c'è la tacchetta del fianco, è proprio sulla linea. Benissimo, facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi prendiamo le nostre due parti della pence, le uniamo prima in vita, che è più semplice. Ok, e adesso andiamo al vertice e cerchiamo i due punti. Ecco qua. Ok. Perfetto, ne mettiamo altri due.
Ottimo. Bene. Adesso, giusto per essere sicure, controllo la lunghezza. Dov'è il vetro? Qua. Controllo la lunghezza. Perfetto, sono della stessa lunghezza. Ora andiamo alla macchina da cucire per cucire tutte le nostre pants. Ora andremo a cucire le pants. Mettiamo sotto il piedino la nostra pants. Questa è la pants della vita dietro. Mettiamo giù l'ago, facciamo 2-3 punti avanti e indietro, e qua usciamo e andiamo a fare due piccoli nodi. Sto sempre cucendo con un filo diverso, uno scuro, perché così vi faccio vedere le cuciture, ok? Ecco, questa è la prima. Mettiamo sotto al piedino. Giù l'ago e man mano togliamo gli spilli. Qui lasciamo sempre le due code di filo e andiamo a fare il nostro nodino. Questa è l'altra nostra pants. Ok? Bene, ora andiamo a fare anche le altre due della parte davanti. Quindi allo stesso modo mettiamo la prima pants il piedino, tiriamo giù l'ago e cuciamo. Qua facciamo 2-3 punti avanti e indietro, quindi ci fermiamo dove vogliamo che finisca e facciamo 2 punti indietro. Perfetto, togliamo il nostro lavoro, togliamo i fili e andiamo a fare dall'altra parte. Vedete, questa è una, abbiamo cucito, adesso andiamo dall'altra parte. Ci fermiamo dove abbiamo deciso e poi andiamo indietro. Ok.
Io non ve l'ho detto inizialmente, ma voi, io non lo faccio perché è un esempio, questa è una prova, non è una gonna che poi bisogna utilizzare. Bisogna fare o il tagliacuci o lo zig zag in tutta la gonna, naturalmente, va bene, per rifinirla. Allora, dopo aver stirato tutte le nostre pence, andremo a unire i due pezzi dietro, cioè il centro del dietro. Siccome bisogna mettere la lampo, dalla vita lasciamo, la lampo è di 18 cm, più un centimetro di cucitura che avevo lasciato in vita, ho misurato 19 cm. Da qui inizio a cucire la mia gonna fino all'orlo. Quindi mettiamo gli spilli per tenere chiusa la gonna dietro e poi andiamo a cucire a 2 cm perché avevamo lasciato 2 cm di margine. Quindi vado con il profilo della mia gonna, lo metto su questa linea, tiro giù il piedino dove c'è il l'ago di riferimento dei 18 cm, quindi vado giù, tiro giù il piedino, ecco, tolgo l'ago e inizio a cucire. Man mano tiro via gli spilli sempre. Ok, e taglio i fili. Adesso vado a stirare questi due lati, va bene, dove si appoggerà la mia cerniera. Adesso che abbiamo stirato la nostra cucitura, ok, l'abbiamo aperta e stirata, qui ci sono i due lati dove dobbiamo cucire la nostra cerniera, andiamo appunto a fissare la nostra cerniera. Ci metteremo in questo modo, vedete c'è il lato, si vede la linea di piegatura, prendiamo la nostra lampo, la mettiamo dalla parte, la apriamo, la mettiamo dalla parte del dritto verso la stoffa e il gancettino, il fermo che c'è qua, andrà un millimetro sotto la linea di cucitura, dal margine di cucitura che dobbiamo lasciare in alto, quindi di un centimetro. La mettiamo un pochettino sotto e i dentini leggermente dentro a questa piegatura che abbiamo, quella praticamente dove quella che abbiamo stirato, ok? Adesso andiamo a fermarla. E andremo a cucirla fino al cursore. La fermiamo anche dall'altra parte. Quindi giriamo la gonna, giriamo il lato. Anche qua perfetto. Adesso andiamo a vedere
se si chiude, quindi la giriamo, se si chiude bene, la giriamo, la chiudiamo e vediamo un po' come viene. Perfetto, qua si chiude bene. Diciamo che possiamo andare a cucire. La riapriamo e la mettiamo fino in fondo, la facciamo andare fino in fondo. Cambiamo il piedino, mettiamo il piedino per cucire le cerniere invisibili, prendiamo un lato. Lo mettiamo sotto all'inizio della nostra cerniera, mettiamo giù l'ago e possiamo togliere lo spillo. Apriamo bene i dentini. Man mano togliamo gli spilli, possiamo anche imbastirla, vedete voi. Qua andiamo vicino al cursore e poi facciamo due punti indietro. Perfetto. E togliamo il lavoro. Deve venire così. Va bene? Ok, vedete? Questa è la cucitura. Adesso lo facciamo anche dall'altra parte. Questa volta dall'altra, ci sono due scanalature sotto il piedino. Dall'altra scanalatura si mette sotto l'inizio della lampo, andiamo con l'ago giù e qui togliamo lo spillo. Apriamo bene la nostra cerniera. E sempre qua andiamo vicino al cursore. Mettiamo bene. E cuciamo. E tagliamo. E anche questa cucitura l'abbiamo fatta. Adesso chiudiamo la nostra lampo perché dobbiamo fissarla, fissare questa, la coda. Quindi la chiudiamo, la giriamo per vedere se va bene. Ok, è perfetta. Dopo, se vogliamo, possiamo anche fare la ribattitura, se vogliamo. E andiamo a
fissare la nostra, le due codine. Mettiamo il piedino normale. Fissiamo prima un lato, mettiamo l'ago verso sinistra. E anche dall'altra parte. E tagliamo i fili. Perfetto. Ora invece dobbiamo vedere se la nostra chiusura è più alta. A me va bene così. Ok, non devo andare a chiudere perché è già chiuso, vedete qua? Non c'è bisogno.